Eccoci in questa nuova live dove purtroppo brutte notizie, almeno speriamo le smentille perché... Ma aprendo il giornale ho letto fatture false, lo scandalo del calcio. La società SQB al centro dell'inchiesta della finanza, nell'indagine durata 2 anni sono finite altre 8 società, coinvolti 2 presidenti, Sauro Notari e l'ex Marco Fioriti, insieme al vecchio direttore sportivo Stefano Gianmariolo. Andiamo a leggere tutto l'articolo. Fatture false per creare liquidità in nero, evadendo il versamento dell'IVA fino a taroccare i bilanci. La pesante accusa è la sostanza dell'operazione denominata Fitness Company, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, ed è l'accusa in 28 pagine del GIP del Tribunale di Perugia. Valerio D'Andria, entrato in azione dopo 2 anni di articolate indagini condotte dalla tenenza di Gubbio della Guardia di Finanza, guidata dal luogotenente Franco Nocita. La vicenda ruota attorno all'AS Gubbio 1910 SRL. Il club cittadino tornato quest'anno in Lega Pro è sesto in classifica in piena zona playoff, che secondo le accuse ha autorizzato altre 8 società della provincia di Perugia, che a richiesta non esitavano a emettere fatture gonfiate o riferite a prestazioni d'opera mai effettuate. Il ritorno dei contanti era assicurato dalla corresponsione dell'IVA ai soggetti emittenti dal rientro nelle casse societarie della squadra di calcio. Allora, aspetta che devo sto coso di se no arrivo uno. Di gran parte degli imponibili, come se non bastasse per danneggiare ulteriormente l'erario, puntualizza il comando provinciale delle Fiamme Gialle, gli imprenditori compiacenti, dopo aver emesso le fatture del tutto in parte inesistenti, omettevano sistematicamente di versare l'IVA, un giro di fatture fittizie per oltre 1,3 milioni di euro con la disposizione da parte del GIP del sequestro preventivo di beni, da partecipazione societaria a conti correnti e fondi comuni di investimento, per poco più di 1 milione nel caso del Gubbio, quasi 1,5 per la costruzione SRL, circa 50.000 per l'edil ceramica e Gubina SRL, altre quote minori in ordine sparso. Sono coinvolte a vario titolo 14 persone, si va dal presidente del club Sauro Notari al suo predecessore Marco Fioriti, dal dipendente con funzioni di segretario amministrativo Fabio Cecchetti all'ex direttore sportivo Stefano Gianmarioli, oggi alla Cremonese. Oltre agli agumini Roberto Frizza, nella sua palestra è partita tutta l'inchiesta, Roberto Di Bacco e Pietro Piccotti, quindi Stefano Sordi, Altin, Fatmir Bekgija, Alessandra Cavaliere, tutti i residenti a Castiglione del Lago, Erminio Cavaliere a Perugia, Francesco Rivara a Napoli e Mario Forbrelli a San Giovanni Valdarno. Per i finanzieri, i magistrati si è di fronte a un intreccio. Tutto ha avuto inizio nel corso di un controllo a una palestra di una frazione agugina che avrebbe operato sotto le smentite spoglie di un'associazione sportiva dilettantistica con chiare finalità elusive, svolgendo invece di fatto un'attività commerciale a fine di lucro. L'attenzione dei finanzieri è stata richiamata da alcune fatture che l'organizzazione aveva rilasciato al Gubbio. Uno degli imprenditori coinvolti durante l'interrogatorio ha confermato la ricostruzione delle Fiamme Gialle, che al termine dell'indagine hanno denunciato le 14 persone accusate di reati che vanno dall'emissione di fatturazione fittizia all'omesso versamento dell'IVA e false comunicazioni. Questa vicenda fa rumore a distanza di pochi giorni dall'operazione, che ho ufficializzato venerdì scorso, ha svelato un giro di fatture false per 4 milioni di euro, con un'evasione fiscale accertata di circa 2 milioni e il conseguente sequestro dei beni di una locale società attiva nel commercio di bancali in legno. Mamma mia, che casino. Boh, l'unica cosa è sperare che sto cazzo le notizie si smentiscono, perché ho paura che dopo ci metti anche la società stessa con qualche punto di penalità o anche più di qualche punto, speriamo di no, ma speriamo che fosse falsa sta notizia, perché sennò si mette molto molto male. Vabbè, appuntamento alla prossima partita e sempre 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 forza Gubbio.